Grazie. Il processo sinodale è stato davvero incredibile perché sin da quando Papa Francesco nel 2017 parlò del sinodo, lo annunciò, questo sinodo speciale per l'Amazzonia, si è iniziato a lavorare a tutti i livelli, dal livello più semplice a quello più elevato. È stato un lavoro secondo la metodologia del vedere, giudicare ed agire. E questo noi l'abbiamo fatto in un processo presinodale in cui ci siamo riunite in piccole comunità, con le comunità indigene, poi il vicariato, le diocesi, e ci siamo poste delle domande, abbiamo iniziato a risolvere un po' di quesiti e poi abbiamo iniziato a vedere la grande partecipazione dei popoli indigeni e per questo voglio dire bambini, giovani, adulti, ci siamo poste in ascolto in un modo molto tranquillo, molto pacifico, lasciando loro il ruolo da protagonista. Per quello l'Instrumentum Laboris è di importanza vitale per noi, anche se, come ha detto Papa Francesco questa mattina, sarà un documento martire che dovrà morire. Questo documento deve morire affinché ne possa nascere un altro in cui tutti e tutte possiamo esprimere la nostra opinione, ma questo è uno strumento molto prezioso. Io posso parlare della mia esperienza nella congregazione, ci sono molte sorelle che sono passate per l'Amazzonia e con loro abbiamo fatto un lavoro molto interessante, no? Sia con le suore giovani nel noviziato, per finire con le suore più anziane, addirittura malate. Ognuna di loro ha offerto il proprio punto di vista e quindi abbiamo poi raccolto, no, tutte queste informazioni le abbiamo inviate al sinodo. La nostra partecipazione come donne, ebbene, come si dice in italiano, piano piano continuiamo a camminare verso la Chiesa affinché la Chiesa ci riconosca sempre di più, perché di fatto la presenza della donna nella foresta amazzonica è veramente grande. Ci sono pochissimi sacerdoti. E molti di loro devono andare prima in un posto, poi in un altro. Tuttavia, noi siamo una presenza costante e ci concentriamo sulla istruzione, sulla sanità, sviluppiamo progetti, aiutiamo i popoli indigeni a sviluppare dei progetti di sviluppo. E quindi noi siamo lì, presenti in ognuno di questi luoghi. Cosa facciamo? Ebbene, tutto quello che può fare una donna, a partire dal battesimo, come sacerdotessa, come profeta, noi accompagniamo gli indigeni in tutti i diversi eventi. Quando il sacerdote non può essere presente e c'è bisogno di un battesimo, ebbene noi battezziamo i bambini. Se c'è la possibilità di sposare qualcuno, se qualcuno si vuole sposare, c'è la possibilità che noi lo facciamo. E a volte abbiamo anche dovuto ascoltare le confessioni. Naturalmente non abbiamo potuto dare la soluzione, ma nel profondo del nostro cuore noi ci siamo poste in ascolto con umiltà, pensando alla persona che ci si avvicina per una parola di conforto, una persona che si trova magari al cospetto della morte. E quindi la presenza della donna in Amazzonia è molto grande e molto feconda. E noi missionarie di Madre Laura non siamo le uniche, ci sono tante congregazioni religiose. In questo momento stiamo lavorando a livello intercongregazionale in equip itineranti di donne e uomini su una canoa e attraversiamo, no, questi grandi fiumi amazzonici. Allora, la preoccupazione della donna
il ruolo della donna all'interno della Chiesa, anche secondo me, deve essere più grande. Ci arriveremo, ma piano piano. Non possiamo fare tanta o troppa pressione. Io credo che dialogando, con un dialogo, con la generazione di un incontro, saremo in grado di rispondere alle tante sfide. Però sì, credo che siamo molto importanti noi donne come presenza nella foresta amazzonica. E poi ci sono i sacerdoti, i signori vescovi, capirai, per loro è ancora più difficile perché devono andare prima di qua e poi di là, correre su e giù. E voi sapete che l'Amazzonia è davvero grande, le distanze geografiche sono immense, per non parlare dei costi, anche i costi sono molto importanti. Quindi mi fermerei qui.